vostro caro Giulio e oggi iniziamo a vedere, apriamo la parentesi delle carte rare e mitiche in mio possesso per quanto riguarda le magie bianche. Inizieremo quindi con una serie di Planeswalker per poi terminare l'episodio con quelle carte rare e mitiche che ho sempre per quanto riguarda le magie bianche. Come sempre, ricordo che l'episodio è anche disponibile su Spotify, quindi potete ascoltarlo senza visionare il video, come per ogni altro episodio di questa serie. Direi quindi di iniziare e vi do il benvenuto su Sottovoce C, che è la prima volta che cito il canale in questi video. Iniziamo allora subito con la prima carta, che è un Planeswalker. E nello specifico è Gideon Yura, Planeswalker Gideon, con 6 segnalini fedeltà e costo di mana di 5, di cui 2 mana bianchi. Planeswalker Gideon, appunto, il suo effetto primario, che è un più 2, ci dice: durante il prossimo turno di un avversario bersaglio, le creature controllate da quel giocatore attaccano Gideon Yura, se possono farlo. Quindi deviamo, diciamo, gli attacchi su questa creatura, su questo Planeswalker, pardon. Con un meno 2 invece distrugge una creatura tappata bersaglio e con uno 0, quindi senza aumentare o diminuire segnalini fedeltà, fino alla fine del turno Gideon Yura diventa una creatura soldato umano 6-6, che è ancora un Planeswalker. Previene tutto il danno che gli verrebbe inflitto in questo turno. Quindi, se ci fosse la possibilità che qualche carta lo dà, di poter attivare 2 effetti del Planeswalker in un turno, sarebbe molto comoda come situazione. E questo era Gideon Yura di Alexi Priglot, l'espansione Magic 2012, quando ancora non c'era la voce leggendario di fianco a Planeswalker. Il prossimo invece Planeswalker che andiamo a vedere è Elspeth Sans Nemesis, Legendary Planeswalker questa volta, con costo di mana 4, di cui 2 mana bianchi, e parte con 5 segnalini di fedeltà. È un Planeswalker che ha solo abilità che tolgono segnalini di fedeltà. Andiamo a leggere. Meno 1. Up to 2 target creature you control each get +1/+2/+1 until end of turn. Fino a 2 creature bersaglio che controlli prendono ciascuna +2/+1 fino alla fine del turno. Con un meno 2 invece crea 2 pettine create 2/1/1 white human soldier creature token, crea 2 pettine soldato umano bianche 1/1, e con un meno 3 invece you gain 5 life, guadagni 5 punti vita. Ha poi un ulteriore effetto che si chiama escape, che costa 6 mana, di cui 2 bianchi. Exile 4 other cards from your graveyard. You may cast this card from your graveyard for its escape cost. Quindi è un'abilità che si chiama fuga, diciamo, e ci dice: tappa 6 mana, di cui 2 bianchi, ed esilia 4 altre carte dal tuo cimitero. Puoi giocare questa carta dal tuo cimitero per il suo costo di fuga, escape. Molto comoda in realtà, perché diventa quasi immortale, fin tanto almeno che non viene esiliata. Molto molto bella. È sempre bello il fatto che l'illustrazione esca dal bordo. Sempre bello. E la prossima carta, se non ricordo male, è un'altra Elspeth, però questa volta chiamata Ant
use your geo library this way, shuffle it. Cerca nel tuo grimorio e nel tuo cimitero per una carta chiamata Sunlit Hoplite e mettila sul campo di battaglia. Se hai cercato il tuo grimorio in questo modo, mescola. E poi abbiamo un -8 until end of turn creature you control gain flying and get +X+X where X is your devotion to white. Fino alla fine del turno le creature che controlli guadagnano volare e prendono +X+X, dove X è la tua devozione al bianco. La devozione l'avevamo vista guardando le carte multicolore in una specifica in cui era una creatura divinità, credo. La devozione al bianco in questo caso indica quante carte abbiamo sul campo di battaglia che presentano segnalini del mana bianco sia nel loro costo che nelle abilità di mana che possono essere attivate. Quindi in questo caso, per esempio, avendo solamente Elspeth sul campo, prendono +3/+3 di base, ovviamente se le sopravvive. Molto bella, molto forte anche questa, per dare una botta in più alle nostre creature, e va sempre in sinergia con le creature umano, stavo per dire, ma in realtà no, era quella di prima che creava due pedine umano. Ho sbagliato. Continuiamo allora con il prossimo Planeswalker, che abbiamo un altro Gideon, esatto, Gideon, campione di giustizia, questa volta Planeswalker leggendario, Gideon, che costa 4 mana, di cui 2 bianchi, ed è a 4 segnalini di fedeltà. Ha un +1, 1-0 e addirittura un -15. Andiamo a leggere. +1, metti un segnalino fedeltà su Gideon, campione di giustizia, per ogni creatura controllata da un avversario bersaglio. Quindi questo ci spiega che è abbastanza facile aumentarli i segnalini di fedeltà. Con 1-0 invece, fino alla fine del turno, Gideon, campione di giustizia, diventa una creatura soldato umano con forza e costituzione pari al numero di segnalini di fedeltà su di esso e ha indistruttibile. È ancora un Planeswalker. Previeni tutto il danno che gli verrebbe inflitto in questo turno. Con un -15 arriviamo al clou, invece ci dice esilia tutti gli altri permanenti. Sarei curioso di provare a giocarlo in un mazzo per capire quanto può essere facile arrivare a 15. Molto interessante, molto molto interessante. Il prossimo che andiamo a vedere è il Grandmaster of Flower, Legendary Planeswalker Bahamut, nella sua illustrazione foil, con full art, diciamo, senza i bordi. È un Planeswalker che ha 3 segnalini fedeltà e un costo di mana di 4, di cui 2 mana bianchi. Ha un effetto passivo che dice: as long as Grandmaster of Flower has 7 or more loyalty counter on him, he is a 7/7 dragon god creature with flying and indestructible. Intanto che il Gran Maestro di Fiori ha 7 o più segnalini fedeltà su di esso, è un drago divinità 7/7 creatura, ovviamente, con volare e indistruttibile. Poi ha 2 abilità +1 che dicono: target creature without first strike, double strike or vigilance can't attack or block until your next turn. Le creature senza attacco improvviso, doppio attacco o cautela non possono attaccare o bloccare fino al tuo prossimo turno. Quindi blocchiamo parecchie creature senza ombra di dubbio dell'avversario. E l'altro pione invece: search your library and or graveyard for a card named Monk of
reveal it and put it onto your hand. If you search your library this way, shuffle. Cerca nel tuo grimorio, nel tuo cimitero, una carta chiamata Monk of the Open Hand, monaco delle mani aperte. Rivelala e aggiungila alla tua mano. Se hai cercato il tuo grimorio in questo modo, mescola. E in aggiunta a questo abbiamo anche l'altra versione, quella normale. Gran maestro dei fiori. Sempre stessa identica carta, però con un'illustrazione diversa nel formato standard di Magic. Quindi senza la versione estesa, diciamo, e soprattutto non foil. Molto belle entrambe, ma preferisco questa. Abbiamo quindi terminato i nostri Planeswalker e iniziamo quindi a vedere le carte standard, chiamiamole così, del mondo di Magic. E la prima è senza sleeve, seppur ben conservata, perché è una delle prime, forse la prima in assoluto, carta rara mitica che ho trovato in un pacchetto ancora anni e anni fa, ed è l'Avatar di Serra, creatura Avatar, che costa 4, 5, 6 e 7 mana, di cui 3 bianchi, ed è una stellina come forza e costituzione. E l'effetto infatti ci dice: la forza e la costituzione dell'Avatar di Serra sono pari ai tuoi punti vita. Quando l'Avatar di Serra viene messo in un cimitero da qualsiasi zona, rimescolano nel grimorio del suo proprietario. Serra non è morta, poiché vive attraverso di me. L'Avatar di Serra di Dermot Power. Bella illustrazione, molto molto bella. E continuiamo quindi con un mostrone, un bel drago. Beh, bello è un termine grosso, illustrazione veramente tremenda. È un po' brutto, no, illustrazione, attenzione. Drago è proprio brutto. Icing Turf Frost Tyrant, Legendary Creature Dragon, che costa 4 mana, di cui 2 bianchi, ed è un 4-3 con Flying e Vigilance, volare e cautela. When Icing Turf Frost Tyrant dies, create Icing Death Frost Tongue, a Legendary White Equipment Artifact Token which equipped creature gets +2/+0. Whenever equipped creature attacks, top target creature defending player controls and equip 2. Quando Icing Death Frost Tyrant muore, crea l'Icing Death Frost Tongue, la lingua del drago. A Legendary, un leggendario equipaggiamento leggendario bianco artefatto con equipaggiata prende +2/+0, e ogni qualvolta la creatura attacca, tappa target creature defending player controls, tappa una creatura bersaglio che sta difendendo, che il giocatore in difesa controlla, e equipaggiamento 2, equipaggia 2. Dicevo, per quanto male abbia letto questa carta, che il drago è per sé brutto in questa illustrazione, perché in quest'altra invece, nella sua versione full art, l'illustrazione è incredibile. È veramente, veramente bellissima questa illustrazione full art, ed è un peccato magari che non fosse, che non l'abbia trovata foil, perché Icing Death Frost Tyrant cambia completamente in quest'altra illustrazione. Meravigliosa, veramente meravigliosa. E con questo drago di ghiaccio andiamo avanti e troviamo l'Intrepid Adversary, creatura Human Scout, creature Human Scout, che costa 2 mana, di cui
qualsiasi numero di volte. Quando paghi questo costo una o più volte, metti tanti segnalini di valore sull'Intrepid Adversary. Le creature che controlli hanno più uno e un, prendono più uno e più uno per ogni segnalino valore sull'Intrepid Adversary. Molto forte questa carta, molto molto forte. Dell'espansione Midnight Hunt. Veramente, veramente valida specie con un mazzo composto da tante creature piccole e magari con delle creature che ci permettono anche di avere, di generare del mana. E continuiamo con la protettrice del cimitero. Creatura, soldato umano che costa 4 mana di cui 2 bianchi ed è un 3-4 con lampo. E lampo ci permette di giocare questa carta in qualsiasi momento in cui potremo giocare un istantaneo, quindi anche nel turno dell'avversario. Quando la protettrice del cimitero entra nel campo di battaglia, esilia una carta da un cimitero. Ogni qualvolta giochi una terra o lanci una magia, si condivide un tipo di carta con una carta esiliata, crea una pedina creatura umana 1 e 1 bianco. Molto bellissima, molto bellissima. Cosa ho appena detto? Molto bella. Anche l'illustrazione, anche se ancora una volta c'è sempre questo accostamento di blu e arancione, che a lungo diventa un po' monotono, diciamo. La protettrice del cimitero di Chris Rallis. E siamo quasi in fondo al nostro episodio con le ultime quattro carte che adesso andremo a leggere. La quart'ultima, oh, è una carta secondo me incredibile, bellissima. Il drago d'oro antico, creatura antico drago che costa 7 mana di cui 2 bianchi ed è un 7 e 10 con volare. È un ulteriore effetto che ci dice: ogni qualvolta il drago dorato antico infligge danno da combattimento a un giocatore, tira un D20, crei un numero di pedine e creatura drago al fatato 1 e 1 blu con volare, pari al risultato. Quindi nell'arco di poco abbiamo, potremmo avere un esercito di draghetti blu 1 e 1, sempre con volare, molto fastidiosi, molto molto fastidiosi. In base la fortuna che abbiamo con il nostro tiro del D20. Una carta molto bella secondo me, con un'illustrazione incredibile, per quanto appunto io sia un amante dei draghi, quindi sono un po' a favore, ma credo che sia indiscutibile il fatto che questa illustrazione è incredibile, veramente incredibile. La terz'ultima carta di questo episodio è un altro drago, questa volta di Dinastia Neon Kamigawa. Ao, The Dawn Sky, Legendary Creature Dragon Spirit, che costa 5 mana di cui 2 bianchi ed è un 5-4 con Flying and Vigilance, volare e cautela. When Ao, The Dawn Sky dies, choose one. Look at the top 7 cards of your library. Put any number of non-land permanent cards with total mana value 4 or less from among them onto the battlefield. Put the rest on the bottom of your library in a random order. Or put 2 plus 1 plus 1 counter on each permanent you control that's a creature of Yigor. Quando Ao di Dawn Sky muore, scegli uno dei seguenti effetti. Guarda le prime 7 carte del tuo grimorio. Metti un qualsiasi numero di carte permanente non terra tra di loro con valore totale di mana 4 o meno direttamente nel campo di battaglia. Metti il resto in fondo al tuo grimorio in un ordine qualsiasi. Oppure metti 2 segnalini più 1 e più 1 su ogni permanente che controlli, che è una creatura o veicolo. Il secondo ha un effetto molto forte nel caso avessimo già un esercito di creature in campo. Questo era Ao, The
Sky di Chris Run. La penultima carta di oggi è la sorvegliante del santuario. Creatura soldato angelo che costa 6 mana di cui 2 bianchi ed è un 5-5 con volare. La sorvegliante del santuario entra nel campo di battaglia con 2 segnalini scudo. Segnalini scudo che ciascuno previene tutto il danno che le verrebbe inflitto, tutto il prossimo danno che le verrebbe inflitto. E quando appunto viene attivato, passatemi il termine, questo segnalino, questo appunto viene distrutto. Ogni qualvolta la sorvegliante del santuario entra nel campo di battaglia o attacca, può rimuovere un segnalino da un'apertura o da un planeswalker che controlli. Se lo fai, pesca una carta e crea una pedina creatura cittadino 1-1, verde e bianca. Un angelo molto artificiale, diciamo, con queste ali di pietra, in vero stile Strade di Nuova Capenna. E arriviamo quindi all'ultima carta di questo episodio, che è l'Angel of Serenity. Creature Angel che costa 4 più 3 mana verdi bianchi, quindi 7 mana in totale, ed è un 5-6 con volare. When Angel of Serenity enters the battlefield, you may exile up to 3 other target creature from the battlefield and or creature card from graveyards. When Angel of Serenity leaves the battlefield, return the exiled card to their owner hands. Quando l'angelo della serenità entra nel campo di battaglia, può esiliare fino a 3 altre creature bersaglio dal campo di battaglia o delle carte creatura da un cimitero. Quando l'angelo della serenità lascia il campo di battaglia, ritorna le carte esiliate nella mano dei rispettivi proprietari. E anche oggi, con quest'ultima carta, abbiamo completato l'episodio sulla mia collezione di Magic the Gathering. Un bel pacchetto di carte, sebbene qualcuna che era un doppione, chiamiamolo, con degli artwork diversi. E quindi oggi in totale siamo andati a leggere 15 carte, sempre della mia collezione, delle rare e rare mitiche, in questo caso Planeswalker e carte rare mitiche. Io come sempre, come in ogni episodio, vi ringrazio moltissimo di essere stati e state qui con me. Scrivete nei commenti qual è la carta che vi è piaciuta di più tra quelle di questo episodio e datemi sempre i vostri consigli su cosa portare nel canale nei prossimi video. Io ancora vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro una buonanotte, un buongiorno, un buon tutto e ci vediamo settimana prossima, al prossimo episodio. Ciao dal vostro caro Giulio.